Ti ho sposato per allegria. Emanuele Salce debutta al Teatro San Babila con una commedia che però sta già avendo un grande successo. Un po' il titolo, un po' gli interpreti, un po' l'autrice. Direi che gli elementi ci sono tutti. Ma l'hai detto così bene che per un attimo ho creduto che fossimo sposati io e te, cioè ti ho preso quasi sul serio, poi ho capito che a me c'era, stiamo facendo giornalismo, insomma. Ti ho sposato per allegria, ma non sono io. Non è lei, vabbè, ci tiene a chiarirla questa cosa. Benissimo. Sì, stiamo fortunatamente avendo un ottimo successo, ma insomma, è un testo che merita anche questo tipo di esito e ci divertiamo tutte le sere. Cosa si dice in questi casi? Venite a vederci, venite tutti, accorrete a teatro, correte.
da voi, lui ti ha detto che mi avrebbe. Non aveva amiche con case di moda, era molto occupato e non aveva tempo da perdere con ragazze. Eh? Era un uomo molto serio, un professionista molto stimato. Era un amico dei miei genitori e sicuramente non è quello che dici tu. Ora devo andare, mia madre mi sta aspettando. Dobbiamo andare a questo funerale. Che allegria andare al funerale con tua madre. Perché parli di mia madre sempre in tono scotente? No, dicevo che allegria andare ad un funerale con quella allegrona di tua madre. Vuoi lasciare in pace mia madre, per cortesia? Allora non lo vuoi sapere se poi sono andata da quell'amica del mio Lamberto Genova per quel lavoro. Certo, però in fretta perché sono in ritardo. No, non ci sono andata perché poi ho incontrato te. Ma ero disposta a sposare chiunque quando ti ho incontrato, eh? Anche Lamberto Genova! Ero disposta a tutto! Me l'hai detto? A tutto! Volevo uscire da quella situazione, o bere o affogare. Capito? Capito? Sì. Così ti ho sposato. Anche per i soldi, hai capito? Sì. E tu mi hai sposato anche per pietà? È vero che mi hai sposato anche per pietà? È vero. Così il nostro matrimonio è una cosa niente solida! Cosa faccio da pranzo? Le lanzane alla parmigiana! Anche oggi? Sì, perché? Sono 3 giorni che sono qui! Abbiamo sempre fatto le melanzane alla parmigiana! Lei non si alza? No, ancora no! L'avvocato? Ritorna tardi? Non lo so, è andata ad un funerale! È morto qualcuno? È morto uno che si chiamava Lamberto Genova, lo conoscevo anch'io. No. No, quello che conoscevo io forse non si chiamava Lamberto, forse si chiamava D'Alberto, ora non mi ricordo bene perché io non ho memoria per i nomi. Hai memoria tu? Sì, io ho una memoria incredibile. Quando andavo a scuola imparavo tutto subito. Le guerre, i fiumi, le capitali. La maestra diceva, sentiamo Vittoria, quella che sa così bene le capitali. Mi sarebbe piaciuto continuare a studiare, però ho fatto fino alla quarta elementare. Poi sono dovuta andare a lavorare in campagna. Eravamo 9 fratelli. A me studiare non è mai piaciuto. Mia madre voleva che facessi la maestra. Io invece volevo diventare o attrice o ballerina. Così a 17 anni sono scappata di casa. È scappata? Sì. E non è ritornata mai più? Sì, ogni tanto ci torno, ma di rado. Non vado d'accordo con mia madre, appena insieme iniziamo subito a litigare. L'ho delusa. Però adesso che si è sposata, sarà contenta sua madre. L'ho scritto. Lei mi ha risposto di stare attenta perché gira tanti farabutti. È molto pessimista. Per riconoscere un avvocato. Ora no, però gli ho mandato dei soldi. Ma ho paura che li abbia messi in un libretto postale per me, per il giorno in cui magari ne abbia bisogno. Girano tanti farabutti. È vero, ha ragione sua madre. Io sono stata fidanzata 3 volte. E tutte e 3 le volte mi è andata male. Perché non erano persone per bene. E mia madre non era mica tanto contenta. Io invece mia madre l'ascolto, io per mia madre potrei buttarmi nel fuoco. Casa tua dov'è? Casa mia? Mia paresina? Un giorno la porto là con me. Le piace il maiale? Quest'anno abbiamo un maiale così. Perché mi tieni qui a discorrere, poi io rimando indietro. No, ti prego, Vittoria, rimani a discorrere un altro po' con me. Tanto la casa è pulita, l'hai pulita ieri. Ma sai che io non avevo mai avuto una donna di servizio. Ma io trovo che in una casa una donna di servizio sia una grande comodità. Ha scoperto l'America. Ma proprio una grandissima comodità. Ma non avevano una donna di servizio a casa sua da sua madre. Neanche per sogno.
Io poi faccio bene tutti i capelli. Non so come faccio a fare tutto così bene. Nelle case dove sono stata, quando poi me ne sono andata via, mi hanno sempre pianta. Mia madre abita in Romagna, in un paese che si chiama Pieve di Montesegno. Io sono nata lì. È una casa piccola, buia, umida, e mia madre l'ha riempita tutta di mobili che dentro non ci si muove. Mia madre fa la pantalonaria. La pantalonaria? Sì. Sua madre? Sì. Ma allora lei è quasi come me, cioè lei di nascita è una povera. Solo che noi non avevamo il maiale, non avevamo nemmeno un coniglio, una gallina, non avevamo niente di niente. E facevamo una gran miseria. E certe volte mia madre attraversava tutto il paese per andare a chiedere un po' di soldi a mio padre, che aveva una droghetta. Mio padre stava con un'altra donna, e questa donna aveva fatto un mucchio di bambini e quindi di soldi, ne aveva pochi anche lui. Litigava con mia madre, allora mia madre se ne andava via tutta arrabbiata, piccola piccola, storta, con un ombrello piccato sotto il braccio e con una sporta piena di caffè e di zucchero. Ma mia madre voleva anche un po' di soldi. E allora tornava a casa tutta rossa, arrabbiata, e si metteva a trafficare in cucina con questa vestaglietta giapponese che gli... cucinava certe minestrine di semola al latte, perché di semola mio padre di quella gliene dava sempre tanto, e certi tutto quello che aveva cucinato e che gli avanzava lo metteva in tante tazzine e in tanti pentolini sul davanzale della finestra. E anche la mania dei giornali. Conserva tutti i giornali vecchi. Ne ha un mucchio sotto il tavolo, sotto gli armadi. E le pagine e le immagini che le piacciono di più le ritaglia e le appiccica di nuovo. Io a 17 anni sono scappata di casa. Ha dato i soldi a mio padre. E allora? E allora sono venuta qui a Roma, dalla mia amica Elena che faceva la commessa in una cartoleria. Mia madre, quando ha scoperto che ero scappata, è corsa da mio padre a chiedergli di corrermi dietro, ma lui gli ha detto che neanche se lo sognava, perché magari io facevo fortuna, magari diventavo un'attrice famosa e mi mantenevo. Lui, mia madre, quell'altra donna e tutti i loro figli. E mia madre è tornata a casa e deve essersi consolata all'idea che magari io diventavo famosa come Greta Garbo. E intanto lei? E intanto Vittoria! Io ero qui e in primi tempi mi sentivo felice perché non stavo più a Pieve di Montesecco, ma stavo a Roma, nella stanza amica Elena aveva a campo dei fiori. Nel principio non sapevo come fare a diventare un'attrice. Pensavo che bastava che io camminavo per strada perché qualcuno mi guardasse e dicesse: ma sa che lei è proprio quella che io cerco per il mio film? Così all'inizio non facevo niente. Poi sono entrata anch'io a lavorare nella cartoleria della Elena. Poi un giorno ho lasciato un bottiglione d'inchiostro addosso ad una cliente, ma non l'ho fatto apposta, era molto pesante e mi è scivolato. Come si è arrabbiata la proprietaria della cartoleria? Ma hanno licenziata! Lo credo! Ma non è stata colpa mia. Io ero in piedi sulla scaletta. La signora stava proprio lì sotto. Il bottiglione era mal tappato. L'inchiostro è caduto tutto sul vestito della signora. Come si è arrabbiata, signora. Come si sono arrabbiati tutti, ma l'ho licenziata. Così, per un po' sono rimasta senza lavoro. E poi mi ha preso a lavorare uno che aveva un negozio di dischi. Si chiamava Paolucci. Ed era molto innamorato di me. E lei? E io no! Però nel negozio di dischi ho conosciuto una persona, una che veniva sempre a sentire i dischi. Aveva dei baffi neri lunghi e una faccia pallida con due occhi neri tristi.
diceva no, non ti innamorare di quello lì non mi piace, quello lì sembra il Cavaliere Nero. E gli dicevo, Elena, ma chi è il Cavaliere Nero? E lei mi diceva, non lo so. E allora niente, ma Manolo stava sempre seduto in poltrona nel negozio di dischi, ad ascoltare i dischi e a fumare la fica. E poi un giorno l'ha invitato a casa sua. Aveva un appartamento in via Giulia e stava solo con un gatto nero, bianco, un gatto grosso come una pentola. Non abbia mica fatto l'amore, ha fatto il tè ed è rimasto con il gatto in braccio ad accarezzarlo e a guardarmi con quei suoi occhi tristi, Vittoria. E io stavo lì e mi struggevo e lavavo. E lui mi ha detto che non poteva più amare perché pensava sempre a sua moglie che l'aveva lasciato. Sua moglie si chiamava Topazia. E perché l'aveva lasciato? Perché era una donna inquieta, complicata, una donna che si stancava subito degli uomini e quando ne aveva uno ne voleva subito un altro, così diceva lui, Certe volte questa Topazia ritornava stanca, si faceva due uova da vegane, si faceva il bagno e riscompariva. Fuggiva in automobile. Aveva la mania degli automobili e correva come una pazza. Che strane persone! Lui invece gli automobili non li poteva soffrire. Era ricchissimo perché i suoi avevano delle terre. A lui i soldi però non gli piacevano. Gli piaceva vivere in quel piccolo appartamento che teneva in ordine da sé. Scriveva, era uno scrittore, aveva pubblicato un libro di poesie e due romanzi. Il libro di poesie si intitolava La salamandra inutile, il primo romanzo Primavera con il marinaio e il secondo Portami via Gesù. Portami via Gesù? Ho provato a leggerlo, non ci ho capito niente. E lo date anche a Elena, anche la Elena non ci ha capito niente. Lungo e grande, e quando c'è qualcosa che non le va, questo naso diventa ancora più lungo, ancora più grande e s'accartoccia tutto. No, no, mi diceva, non ti innamorerai di quello lì, quello lì non mi piace, quello lì forse non fa nemmeno all'amore, quello forse non è nemmeno un uomo, ti sei messa in un brutto pasticcio. Sì, non c'è la Rosio però, sappiamo. No, io non ci sono. Non sono Chiara Francini, cioè, ma che in qualche modo si occuperà di fare le tue veci in tua assenza. Però se manca, io sono disponibile. Vedi, questo l'avevo capito subito, infatti ho lanciato la palla sapendo che sarebbe stata ricevuta. Tra l'altro sei unico uomo in mezzo a tante donne. Sappiamo che l'autrice ci tiene un po' a parlare della famiglia, no? È uno dei suoi cavalli di battaglia. Sì, è una figura di uomo anche medio, se vuoi. Lei predilige e privilegia i ruoli femminili. Io come individuo, Emanuele Salce, con un cast di quattro donne e quattro bravissime attrici soprattutto, non posso che essere felice. Mi sento, come si dice, come un galletto nel pollaio. Insomma, no, insomma, come un essere umano fra altri esseri umani gagliardi e capaci. Un avvocato quarantenne che sposa una ragazza giovane. Sono molto diversi, no, i due protagonisti, però forse per questo la storia d'amore funziona. Sì, va anche detto che mi calo qualche anno, perché poi in realtà ne ho qualcuno in più del personaggio. Ma questo non si dice. Questo non si dice, ma io mi piace dirlo, mi piace farmi vanto, diciamo, dei miei capelli brizzolati. La storia funziona, sì, ma c'è una chimica che è umana, che attiene al di là delle estrazioni, dei lavori e dei percorsi compiuti. C'è un qualcosa dentro che consente poi una sintonia a questi due personaggi che si ammischiano, si conficcano l'uno nell'altro meravigliosamente, proprio a livello di pulsioni emotive interiori. Conoscendo poi come parla, io adesso non ho più niente da dire, ha già detto tutto lui. Sembra, perché io ho il tono molto impostato, sembra che dico delle cose serie, in realtà sono un cialtrone, questo l'avete capito subito, cioè immagino. Ecco. So che i testi di solito scritti da Natalia Ginzburg, ci sono dei monologhi abbastanza lunghi, portarli in teatro ci vuole un certo ritmo per sostenere e per non cadere nella noia, come Piero Macarinelli vi ha aiutato e quanto ci avete messo del vostro?
Piero ci aiuta sempre e in questo caso il compito più difficile spetta a Chiara, che ha proprio un vero e proprio assolo quasi è di 20 minuti. Ma lei è assolutamente briosa, pimpante, toscana, vivace, si diverte molto a fare questo personaggio che fra l'altro le assomiglia anche parecchio e lei ci ha messo molto del suo. E il pubblico ci dà ragione. Insomma, ecco. Sbaglio o c'era un film che c'entrava con tuo padre e con Monica Vitti? No, non sbagli, in effetti. Mi avevo questo ricordo. Non sbagli affatto, ma in realtà poi mio padre l'aveva anche portato a teatro prima ancora di farlo al cinema con Renzo Montagnani e Adriana Asti. Fu un grandissimo successo proprio nell'anno in cui io nascevo. Quindi questa commedia nasce, viene messa in scena da mio padre quando io nasco, quindi forse teneva in braccio anche me oltre alla commedia. E dal successo teatrale ne è nato poi un film con Monica Vitti e Giorgio Albertazzi che è stato anche quello abbastanza, forse più successo a teatro, devo dire, ecco. Quindi si chiude un cerchio? Si chiude assolutamente un cerchio, sì, sì. Che non è il cerchio che ho la testa adesso perché sono prossimo alla prima, ma insomma è un cerchio di quelli che intendete, sì. Cosa si dice prima della prima? Buona la prima e basta. Ci si palpeggia qui sotto le sedie, però non facciamolo vedere, no. Insomma, ecco, insomma. No, sì, sì. Grazie Emanuele. Prego, grazie a te.